ci siamo ragazzi, andiamo a tagliare la torta. Go, 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 go. La vera festa la fanno dopo perché vado via. Ormai sono di casa qui tutti i giorni qua. Guardate la torta Fabri Rock. No, non mi piace. Torta Fabri Rock. Go Chicco, go. Stappi tu. Viva Chicco, abbasso Beppe. Che non è venuto. Beppe, non sei venuto. Non comprate più la moto da Beppe Macchion. Go. Go to Africa. Go to Africa. Cin cin ragazzi. Rock and roll. Cin cin. Doveva essere solo un caffè a Capo Nord. È diventato un progetto overland. Cap to Cap, da Nord Cap a Cape Town. Go. Non resta che andare a sud. Go! Ciao Chicco! Ciao! 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 È il 27 ottobre 2022. Sono in direzione Africa, dall'Italia fino al Sudafrica, da Capo Nord fino al Sudafrica, progetto Cap to Cap, questo grande giorno che ho tanto atteso, a cui ho tanto pensato è arrivato. Lascio Savona, direzione sud, si punta sud ragazzi, tutto questo circo l'ho messo in piedi io e adesso è solo l'ora di dare gas, di andare! Go! Yahoo! Go! La partenza per un viaggio così lungo che ha comportato un'organizzazione così complessa e soffocante quasi, soprattutto per la burocrazia, è veramente come un parto, è un momento di massimo stress. Penso di aver già mal di testa e ogni rumore che sento sulla moto mi preoccupa. Forse normalmente non ci avrei fatto caso, ma lì davanti a me vedo scritto From North Cape to Cape Town, quindi andiamo avanti. E man mano che proseguirò nel viaggio dovrò evolvere. Dovrò trasformarmi, dovrò adattarmi al viaggio in Africa, una nuova dimensione. E Francia sia! Andiamo a sud ragazzi, la moto ha poco più di 18.000 km. Go! Purtroppo questo è quello che non manca mai in ogni viaggio, gli incidenti stradali. È per questo che noi ci occupiamo di tutela legale di infortunistica stradale. Vi ricordo la 2M Sinistri, con i quali vi aiutiamo ad avere il miglior risultato nel tempo giusto. Guardate qui. Che schianto ragazzi, contro un camion, sì, contro un camion, guardate fin dove ha danneggiato il camion, fino sotto. Mi sto fermando più volte per verificare il carico della moto, perché quando c'è un carico così bisogna fare molta attenzione, fermarsi, controllare e ricontrollare. Ma adesso voglio immortalare il top case, qui scriverò la data di oggi, 27 ottobre, e il chilometraggio con il quale sono partito da Ondaiano a Savona, 17.993 km. Go! Francia, si va in direzione Spagna, siamo dopo Marsiglia. Grande africona, nonostante carica con le gomme laterali, va da sola. Non fatela a casa, ma è per farvi vedere la serietà di questa moto. Prosciutto e formaggio, inizia la vita on the road. Ho due parti, questa gialla che si può estrarre. Qui ho messo alcune cose, tutta d'acqua, vestiti, e sotto ho messo gli attrezzi. La richiudiamo così. Queste sono le borse morbide Canyon. Ho tolto un bel po' di peso rispetto alle Alaska che ho usato a Capo Nord, perché sono in alluminio ma peseranno il doppio. Rotolando verso sud con l'africona, entriamo in Spagna. Vamos! Mancano 8,5 km al campeggio Wild, al bivacco Wild.
Ho trovato la posizione su iOverlander, ho preso le coordinate da iOverlander e le ho messe sul TomTom, le ho inviate con la sua app in un touch. Sono finito in questo paesino, ma mi chiedo se è giusto, se qui veramente potrò mettere la tenda. Non mi faccio problemi, però ho qualche dubbio. Ed ecco che inizia l'ambiente che piace a Fabri Rock, veramente horror. In mezzo a nulla, alla nebbia, solo io con la mia Africa Twin, in un posto spettrale. Noi dormiamo qua, inauguriamo questa avventura verso Sudafrica, così, campeggio wild, alla Fabri Rock. Go! La tenda è montata, ragazzi, siamo entrati in pieno nel mood del viaggio, un viaggio wild, un viaggio selvaggio. Stamattina mi sono svegliato e ho capito che il grande giorno era arrivato. Grande viaggio. Il proseguimento del Cap to Cap, da Capo Nord a Cape Town. Questo posto è davvero spettrale e sento delle campane suonare adesso. Molto meglio coprire la tenda. Se qualcuno dovesse fare rumore la notte toccando il telo, io sentirei molto meglio. Possiamo dormire. Leviamoci questi stivali. Questi sono gli Alpine Star Tech 7. Sono una bomba, ragazzi. È la prima volta che li utilizzo in questo viaggio e ne sono già contento. Ho subito avuto il feeling, un buon contatto con la pedana e una comodità incredibile, e sicuramente una buona protezione, perché sono veramente alti e protettivi. Buongiorno, mamma mia quanta condensa, vediamo com'è fuori. Wow, eccola qui. La fricona coperta, perché sennò sarebbe tutta bagnata da questa umidità pazzesca. E qui c'è un forte. Non mi ha disturbato nessuno. Ho dormito senza il materassino sotto, non ho fatto bene perché c'è tutto il prato bagnato, quindi mi ha trasferito un po' di umidità. Sempre usare il materassino per isolare dal terreno. Bene ragazzi, adesso ripartiamo. Go! Thank you.
Questo forte, questa fortezza è davvero bella. E se non fosse stato per il vivaco Wild, mai sarei venuto qui. E abbiamo messo alla prova anche le Caro 4. Forse dal video non si capisce, ma laggiù sembra un campo arato. Quindi adesso saltiamo in sella questo bestione, l'Africona, nonché la Panterona. E andiamo, torniamo in direzione sud, verso Tarifa. Go! Ieri sono già entrato in Spagna, poi sono uscito dalla Spagna per dormire qua e ora rientro in Spagna, quindi scendo verso Valencia e lungo tutta la costa. Il carico ben fisso, ben legato, mi fermo spesso a controllare la moto, ogni mattina controllo la moto. E come faccio a volare così bene? Ho lo Smotard col microfono Rode clippato. Sullo Smotard Fabriroc, quello con la mappa dell'Africa, ci sono anche tutte le icone necessarie per blog, per viaggiare overland, perché sto cercando di creare un'azienda, la FR85, che sarà una vera e propria scuola di motoviaggio, dove io diffonderò tutte le mie informazioni, tutto quello che sto imparando on the road, sulla mia pelle. Scendo con calma, non ho fretta, raggiungerò Tarifa e poi inizierà l'avventura africana. Vorrei tanto che voi portaste Fabriroc all'EICMA. E questo con lo scaldacollo, quindi chi lo ha già acquistato indossi all'EICMA lo scaldacollo Fabriroc e postate una foto nell'area onda con il mio tag Fabriroc e anche FR85, che sarà la mia azienda. È una bella giornata, è un clima anomalo per essere fino a ottobre. Ci godiamo il viaggio, ragazzi. Scendo in piena tranquillità verso sud, non vedo l'ora di conoscere l'Africa. Prova di stabilità dell'Africona, penso di averla caricata bene, si guida senza mani, non fatelo, ma qualcosa vorrà dire, c'è pure vento, la sto guidando senza mani. Allora ragazzi, perché ho deciso di percorrere via terra questa parte di viaggio quando potevo prendere il traghetto da Genova? Punto primo, non voglio perdere nessun metro, neanche un metro di percorrenza overland cap to cap, ok? Punto secondo, voglio testare la moto dopo tutte le modifiche tagliando che abbiamo fatto per il viaggio, ancora in Europa, di modo che se sorge qualche problema sono ancora in Europa, ho più assistenza rispetto all'Africa. Punto terzo, quando si parte per un'impresa così, sempre ma sempre ci si scorda qualcosa che viene in mente subito dopo essere partiti, quindi in Europa, in Francia e Spagna ho più possibilità di acquistare quello che mi serve. E punto quarto, mi piace sia la Francia che la Spagna in particolare. Non volevo saltare tutta questa parte e trovarmi in Marocco direttamente in Africa. L'Africa la voglio vedere metro per metro, la voglio vedere arrivare metro per metro. Questo è il motivo, e qui davanti ho l'adesivo Cap to Cap. Seguitemi anche sugli altri social, Instagram, su Facebook Fabriroc Italy e su TikTok. E qui ho la mappa, la bussola, imparate a usare iOverlander e le coordinate GPS. Io sto cercando di creare FR85 condividendo tutte le esperienze di viaggio, perché il motoviaggio è una passione incredibile e voglio diffonderla. Voglio diffonderla, voglio trasmetterla, perché ognuno di noi deve avere una passione da coltivare. Non esiste vivere una vita senza passioni. Quindi se non avete una passione nella vita, valutate il motoviaggio, perché apre nuovi orizzonti. Sono le 18, mi fermo a cercare un supermercato. Cerco di nutrirmi sempre comprando nei supermercati, non nei ristoranti, perché sennò il budget diventa più imponente. Prima un'auto targata spagnola si è rallentata in autostrada, mi è passata a fianco, hanno tirato giù il vetro e hanno detto Fabri e mi salutavano con la mano. È stato veramente fantastico. Sentite questi uccellini? Sono un grosso rischio. Questo è il vero rischio del viaggio. Hanno iniziato a bombardare, mi sono spostato di un metro. Qui ho fatto la spesa. Qua nel supermercato davanti. Poi è arrivato un rider che mi ha intervistato per un bel po' e quindi ho perso un po' di tempo. Meno male che sono scappato in tempo, adesso mi mangio qualcosa. Boh. E poi si procede verso sud, si continua il viaggio, ragazzi.
Sono le 19.45, guardate che dipinto che ho davanti agli occhi. Lassù c'è la luna e qua c'è questo cielo variopinto di emozioni. E io vi chiedo, laggiù c'è l'Africa, o perlomeno questa è la strada che mi porterà all'Africa. Guardo gli orizzonti e immagino come sarà il continente africano che mi aspetta laggiù, pieno di insidie, pieno di difficoltà, pieno di incertezze, ma pieno di emozioni, pieno di voglia di arrivare. E questa notte si ridorme sotto questo splendido dipinto che si chiama cielo, ragazzi. E vi ringrazio per tutta l'energia che mi state mandando, mi arriva tutta impetuosa. La porto con me in Africa, sono i vostri occhi nel mondo, dalla sala della mia Africa Twin. Grazie ragazzi, go! Go! Go, Manterone, go! Sempre più vicino a Murcia, metterò la tenda da qualche parte come al solito, come fa Fabri Rock. Prima ho fatto una sosta in gas station, ho parlato con una donna brasiliana che lavora qui in Spagna, ha fatto le foto, si è iscritta al mio canale YouTube. E tutti questi incontri, ogni singolo incontro mi fa sempre riflettere. Io viaggio per questo, viaggio per riflettere. E viaggio in tenda in questo modo anche per azzerarmi un po', perché vi assicuro che nella gas station io mi sono lavato i denti, che riuscire a fare certi piccoli gesti quotidiani in questo modo dà un senso di nuovo a tutto, perché noi siamo abituati a casa, ce l'abbiamo i denti, magari non ce l'abbiamo voglia. Quando sei in viaggio e non dormi in hotel, lavarti i denti diventa un comfort, perché se non ti lavi i denti comunque almeno io sento fastidio. Quindi anche lavarmi i denti nella gas station e scambiare due parole mi rallegra. Noi abbiamo questa energia elettrica dentro di noi che è materializzata nella nostra vita terrena per poi diventare la luce, quella, la luce di Dio, quella quando noi moriamo, la nostra energia va, diventa luce. E quindi questa energia bisogna sfruttarla bene. E penso che a volte la vita normale, lo standard, ci fa sfruttare male questa energia, perché spesso non ci rendiamo conto di quello che stiamo vivendo e non utilizziamo bene il nostro tempo. E quindi io, viaggiando in questo modo, riscopro tutto. Trovo sempre una crescita nei viaggi, la strada ti insegna sempre qualcosa. E credo che io la strada mi dia la parte positiva di me stesso, perché anch'io negli anni ho avuto un'evoluzione, io commetto tanti errori e non si finisce mai di imparare. Però la strada mi insegna ad essere meglio, qualcosa di meglio, quindi penso che questi viaggi mi arricchiscano sempre, quasi sempre in positivo. E quindi la strada è la mia casa, la strada è la mia casa. Non vedo l'ora di entrare nella mia tenda, sarà la mia casa con la mia moto è la mia casa, perché la mia moto è tutto. Con la tenda mi sento a casa ovunque. Montiamo tutto e si dorme, perché domani si parte abbastanza presto, perché devo arrivare abbastanza presto a Tarifa. Voglio prepararmi all'Africa, voglio montare il video che vedrete, l'ultimo video in Europa prima dell'avventura africana. Bene ragazzi, ecco dove siamo ragazzi, vicinissimi a Murcia. Domani arriverò a Tarifa, che è il punto più vicino con l'Africa, e poi inizierà la mia avventura africana. Ragazzi, questo è un altro wild camp. Siamo in un bosco, qui è tutto secco, ho allestito bene la tenda e adesso mi riposo. Metto il telo alla moto, perché comunque dietro di me c'è una strada e non voglio che luci indiscrete vedano la mia presenza. Le tenebre sono la mia protezione. La pantera nera è nera non a caso, l'ho scelta così per il mio stile di vita. Buonanotte, buonanotte ragazzi. Buongiorno, sono le 7.30, mi sono appena svegliato, ora facciamo su tutto e si va. E adesso fa freschino, 13 gradi, e questo è un autunno anomalo, siamo quasi a novembre, di giorno caldo, da pazzi. Però di notte fa abbastanza fresco, ma è come piace a me, così è il punto giusto, si sta bene. Go!
mettiamo i miei alpini StarTAC 7, grande stivale, lo tengo tutto il giorno addosso. Si è fatto chiaro, è venuta l'ora di continuare. Questo è un vero e proprio lavoro. Alla fine essere i vostri occhi non è per nulla facile, ma è quello che mi piace fare. Smontiamo la tenda. Una routine ormai. A volte è faticoso, al mattino può fare anche freddo. Questo è un autunno pazzo, ma lo sapete che i miei caffè europei sono spesso in inverno anche. Colazione, la gas station Carrefour, that's it. In questa parte della Spagna, verso Almeria, l'aria è decisamente più invernale, molto più fredda rispetto a quella che abbiamo preso all'inizio del viaggio, ma la temperatura iniziale non era normale, assolutamente anomala. Andiamo a sud e si aprono davanti a noi questi paesaggi stile western che tanto amo, che tanto abbiamo visto sul mio canale YouTube, e li rivediamo questa volta in direzione Africa ed è un piacere ripercorrerli in avvicinamento all'Africa, metro per metro. Andalusia, siamo in Andalusia. Un saluto a tutta la gente de España, Fabri Rock. Siamo a San Pedro Alcantara, andiamo a trovare un mio amico spagnolo. Come l'ho conosciuto? Perché prima di andare a Capo Nord a maggio per iniziare il progetto Cap2Cap, ho visto su Instagram questo spagnolo che era andato e lui miracolosamente è riuscito ad andare senza neve, cioè c'era la neve ma non in strada. Mi sono preparato per partire e sono venuti 2 metri di neve, non 2 metri ma 1,5 metri, non sto scherzando. Il mio amico Rick aveva misurato 1,5 metri di neve sulla strada e quindi il mio viaggio è stato invernale con ruote chiodate e best grip, e così è iniziato il mio progetto Cap2Cap. Adesso siamo amici con José e oggi ci incontriamo, visto che lui abita qui a 90 km da Tarifa. Questa è la posizione che mi ha dato José, quindi adesso guardiamo dov'è. Dov'è José? Vedo delle moto e non può che essere là, e Fabri Rock arriva così. Ciao! Ciao! Ciao ragazzi! Sì, sì! Muy bien! Lento! I ride very slow because big heavy. How do you do to ride? Are you writing literally when I send you the message? Yes. Very fast? Yes. With the telephone? Siamo a San Pedro Alcantara con dei bikers ducatisti. Tararán. Hello friend. Come ti chiamas? Andrés. Andrés. José María. José María. Sergio. José María mi ha dato le informazioni per Capo Nord. You rode to Norcap before me, without snow. You coming without the snow? You without snow. We coming with the snow. I rode with the snow and ice. Yes. Quindi guardate che belle moto, Ducati. Lui è appena stato in Marocco. How was Morocco? Morocco is very very good, fine. It's a very good place to ride in motorbike. I will see tomorrow. Okay. Lui dice che il Marocco è una figata e io gli dico che vedremo domani se non mi confiscano il drone. Go go.
Ok, vamos. Guardate che posto. Bellissimo. California. Allí vas a tener Marruecos. Il Marocco è di là. Di là. A sud, anche l'Africa. Guardate che spiaggia, ragazzi. Mi sta dicendo che da Tarifa all'Africa ci sono 10 km. Muy cerca. 16 km. 16. Coast to coast, 16 km. 16. 17 km. Bellissimo qua. Ci trasferiamo qua, ragazzi. Giuseppe mi sta comprando il biglietto per domani per andare a Tarifa alle 11. Fantastico, fantastico. Si va in Africa, ragazzi. Ciao Italia! Sono tutti appassionati, abbiamo parlato di viaggi e quindi mi sento a casa anche qua in Spagna. Go go! Go go! Bene, facciamo un po' di show anche qua, dai. Grazie hermano, mio hermano di Spagna. Grazie. Ora mi scortano un pezzo e vado a Tarifa. Mancano 90 km a Tarifa e domani alle 11 c'è il ferry per il Marocco. Go! Ciao ragazzi! Go! Vamos! Yuhuu! Ragazzi, l'Africa è laggiù, proprio dove sta scendendo il sole. Là c'è il porto di Tarifa. Questa è Tarifa. Siamo 17 km di distanza dall'Africa, il punto più vicino. Io e l'Africona siamo pronti a questa avventura, ce la metteremo tutta. Ce la metteremo tutta e vi porto con voi. Sarò i vostri occhi in Africa, in questa grande avventura. Vi porto tutti nel mio cuore, qua. Grazie di cuore, grazie di cuore. Grazie Italia, grazie mondo. Favori Rock Moto Traveler, non vedo l'ora. Non vediamo l'ora, io e l'Africona. È stato fantastico arrivare fino qui, nel mio Fabri Rock style in tenda. È stata un'avventura, è stato vivere come a casa. Questa è la mia casa, questo è tutto per me. La mia moto è tutto e null'altro. La mia moto è tutto, è la mia casa. Qui c'è tutto, ragazzi. Vado a Tarifa, go! Siamo a Tarifa e questo è l'hotel dove dormirò. Adesso questa è un'abitazione, cioè un appartamento. 63 euro pagato. Adesso mi ha dato la possibilità di mettere la moto proprio vicino a dove dormo. Perfetto. Ecco qui, la moto la mettiamo qui stanotte. Adesso cosa faccio? Scarico la moto e vado a montare il video. Go. Molto carino. Eccolo qui. È già aperto perché ho già aperto prima. Questa è la stanza. Adesso prendiamo tutte le cose. Devo caricare le batterie il più possibile e preparare la moto per nascondere il drone. E da qui caricherò il video, almeno ci proverò. Il primo video di questa avventura. Ragazzi, il prossimo video sarà in Africa. Iscrivetevi, supportate. Iscrivetevi anche su Instagram, Instagram Fabri Rock, Facebook Fabri Rock Italy, e supportatemi se vi fa piacere con un caffè. Donazione PayPal.